Siete tutti pronti per il nostro Paura Fashion Show Notte da Incubo? Sì! Bene, iniziamo con il trio del terrore! Adorabili, vero? No, no, per niente! Princess Zefirina è autorizzata al decollo! Ora è il turno di Rufonso il Clown! E questo è Itch, travestito da... Itch, ma con i baffi! Sì! Colei che ha rinunciato alla luce del sole per il buio della luna, ecco Sunny! Salve a tutti voi, Bonnie! Sì. E... fatto! Grazie mille, Jazz! Ciao! Adesso tocca a Izzy! Oh, e ha portato con sé tutti i suoi amici! E quindi sul palco, direttamente da Melodie e Criniere, ecco a voi la nostra Jazz! Oh no 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 no! Avanti, Jazz! Scegliene uno! Che cosa faccio? Che cosa... Jazz è vestita da... qualsiasi cosa sia! Sì! Ok, Opalin, siamo dentro! Te la sei presa comoda! Sul serio, ma per favore! Notte da incubo è proprio... Aspetta, quella era una chiocciola volante! Questo posto è proprio caduto in basso! Comunque, ripetimi il piano, Misty. Per prima cosa devo... far usare la magia a quei pony, così possiamo capire come funziona e poi strappargliela via. Lo sai, dovresti smetterla. Mi fai perdere la voglia. Ora, mettiti al lavoro. Oh, siete tutti bellissimi pony. Bene, possiamo dare inizio alla festa. Musica! Qualcosa di inquietante succederà. Indossa il tuo costume, la festa inizierà. Potresti spaventarti, ma poi ti divertirai. Forse il posto è infestato, un po' di mostri incontrerai. Può far paura, ma tu fidati, dai. Non è quello che sembra, presto lo scoprirai. Può far paura, ma tu fidati, dai. Non farti spaventare, lasciati andare. Ah, non badate a me, mi sto comportando normalmente. Non è quello che sembra, presto lo scoprirai. Ci sono. Wow, hai una bellissima maschera, Misty, l'hai fatta tu? Questa, ma è vecchia! Io di quel pony è ultra confuso. Già, c'è decisamente qualcosa di molto sospetto. Leo! Paura, ma tu fidati, dai. Non è quello che sembra, e presto lo scoprirai. Paura, ma tu fidati, dai. Non preoccupatevi, pony, ora risolviamo. Opalin. A nessuno piace rovinare feste quanto a me, Misty. Ma al momento sono qui per vederli usare la magia, ricordi? E li vedrai! Ci siamo! Oh no! Le decorazioni di Ruby! Sta tranquilla, Zip! Oh, attenta, Izzy! Visto ciò che mi serviva. Guarda che caos! Una volta che io avrò il Dragonfire, nessuno di questi pony potrà mai competere con me. E Misty, non bighellonare sulla strada del ritorno. Un po' più a sinistra. Ok, vai adesso, Izzy! Wow! Sai che cosa fare? Non farti spaventare.
spaventare, non farti spaventare, lasciati andare. Ammirate gli enormi poteri magici del grande Houdini. Ciao Rufus. Stupite per come fluttua nell'aria e poi mentre fa levitare gli oggetti. Come riesce a farlo? È Pony miracoloso. Wow! È chiaro che sta usando dei fili. Ma da quando in qua i pony avrebbero la magia vera? Oh, per me è finita. Da quando la magia vera è tornata a Equestria, nessun pony è interessato ai miei trucchetti. Cosa? Andiamo, non può essere vero, Ruff. Volevo dire Houdini. Li sto aiutando a trasferirsi. Dove la volete la casa? Visto? Ormai sono inutile. Sei un pony terrestre. Perché non usi la tua magia cresci cresci piante? È fantastica. Ogni volta che pianto qualcosa poi mi dimentico di annaffiare e così le piante muoiono. Io non possiedo alcuna magia. Ho solamente i miei trucchetti. E adesso il loro posto è nella spazzatura. Per tua grande fortuna, però, la mia specialità è dare a qualsiasi cosa una seconda occasione. Guarda, spazzatura che si trasforma in un favoloso papillon. Ta-da! Pesantino! Coraggio! Ti trasformerò in qualcosa di nuovo e anche di stupendo! E così saresti un aspirante sceriffo, giusto? Beh, è un lavoro stupendo, ma molto faticoso. Devi avere sotto controllo tutto ciò che ti circonda. Oh. Ma che cosa? Hai appena ingoiato la chiave? Ma perché l'hai fatto? Chiedo scusa, sono un artista escapologo. Ingoiare chiavi è la mia specialità. Giro di carte, pony! E Houdini sarà perfetto per proteggere i gioielli della corona! Quali gioielli della corona? Ma dove sono finiti? E come ci è riuscito? Ladro! Guardie! Ok, dobbiamo andare! Dammi un tè, Alpha B, alla menta piperita con la P. Arriva subito! Ta-da! Oh! Non pago per tutti questi tè, va da sé! Oh, non c'è speranza! I miei trucchi non sono più apprezzati, quindi devo dimenticare Houdini e tornare a essere il vecchio Rufus. No, diciamo che non siamo ancora riusciti a uniriciclarti nella cosa che fa per te. Ah, sta caricando, così rischiamo di perderci il nuovo live di Ruby. Devi tenere il telefono molto più in alto di così. Oh... È normale che la mia magia non interessi più a nessuno. Tutti i pony la sanno fare. Sì, fantastico! Non perderò neanche un nitrito del live di Ruby. Ehi, Ruby Squeak! Non sono ancora riuscita a trovare un'entrata in scena indimenticabile. Faccina triste. Mandate i vostri suggerimenti nei commenti. Mi è venuta una grande idea! Fa attenzione! Wow! Quel pony sta precipitando! Qualcuno di voi faccia qualche cosa! Ah! Attenzione! Precipita troppo in fretta! Beh, se queste liane fossero più lunghe... Sella Cadabra! Wow! Io lo sapevo! Come vedi, hai sempre avuto la magia dei pony terrestri! È proprio vero! Serviva solo una buona ragione per farla funzionare! Houdini! Hai appena salvato Glory! Non sei solo un illusionista! Tu sei un eroe! Che cosa ho detto, eh? Niente merita di finire nella spazzatura! Ora sei uniriciclato! Ah ah! E per il tuo prossimo numero... Ringraziamo il mio amico Houdini per l'idea di un'entrata in scena indimenticabile!
incredibile, è magica! Cosa ne pensi, Izzy? Pony Raffaloso! Madre, di che cosa stai parlando? Così soffice, è coccoloso e ora è sparito! Che succede? Ha detto sparito! Qualcuno è sparito! Io gli voglio tanto bene, così dolce e anche così vivace! Aspetta, dolce, vivace e soffice. Cloud Puff! Dobbiamo fare qualche cosa! Lascia fare a me! I Rubbisquick sono bravi in queste cose! Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Sai già la notizia? Sì, è una cosa orribile! Scusatemi! È scappato con i Procioccoli! Ehi! Mi sentite? Posso avere la vostra attenzione? Grazie, Itch! Allora, come tutti ormai sappiamo, Cloud Puff oggi è scomparso e noi abbiamo bisogno di unire le forze per trovarlo! Perciò dobbiamo sparpagliarci! Quando un pony o un cagnolino scompare così, le prime 48 ore sono cruciali! Se avete delle informazioni, mandatemi un messaggio! Cloud Puff è come un fratello per noi! Aiutateci a trovarlo! Ogni pony sa che cosa fare! Coraggio, tutti al lavoro! Grazie a tutti per il vostro... Oh, sembra che 5 pony su un tavolo siano stati... Non siamo partiti con lo zoccolo giusto? Dobbiamo andare! Cloud Puff è ancora lì fuori, da qualche parte! Sono in live streaming per dare a tutti una notizia devastante! Il nostro adorato e leale cagnolino! Cloud Puff è scomparso! Mia sorella Zip lo sta cercando dappertutto a Zephyrites! Intanto a Mertine Bay, Itch con i suoi animaletti e con l'aiuto dei pony terrestri sta facendo di tutto per trovare il nostro cagnolino coccoloso! Persino nella lontana Bridalwood i pony si sono inventati dei modi creativi per unirsi nella ricerca del nostro dolce cuccioletto! Non sei tu! Tu non sei Cloud Puff perché sei troppo grossa. L'unica cosa che sappiamo per certo è che se sei lì fuori da qualche parte, Cloud Puff, noi ti troveremo. Anche se questo significasse attraversare tutta Equestria, non smetteremo mai e poi mai di cercarti. No, che c'entra? E questo? Un cartello, non ci serve a niente. Foto di fan, foto di Itch, foto di fan, altre foto di... Selfie triste di Ruby, sul serio. Non mi è utile. Non troverò mai... Un attimo, cos'è quella? È una gemma che Cloud Puff aveva sul suo collare, all'ufficio postale. Ragioniamo, ma non ha alcun senso. Le gemme del suo collare sono qui, ma lui invece non c'è. È il mio cagnolino preferito! Perché? Dove sei, Cloud Puff? Vieni fuori! Ehi, guardate le impronte. Forse può sembrare assurdo, ma credo che Cloud Puff sia stato qui. Perché sarebbe stato qui? Come faccio a sapere? Mamma, ora cerca di calmarti e ragiona. Perché Cloud Puff sarebbe venuto all'ufficio postale? Non lo so, ho mandato un pacco con le vostre cose preferite a te e Ruby stamattina. Forse mi ha seguito fin qui e... Cosa? E se per sbaglio vi avessi spedito anche il mio tesoro? È arrivato un pacco alla casa dei cristalli per me o Ruby? Pensa! Beh, buffo che tu me lo chieda proprio adesso, lo sai com'è, no? Oggi è una giornata davvero assurda! Ehi, tu! Sei esattamente il pony che stavo cercando! Non vi preoccupate, ha fatto così tutto il giorno! Sinceramente, non ho mai consegnato un pacco così ballerino! Ehi! Oh, hai mangiato tutte le mie bombe da bagno, Lilla! Cloud Puff, ma dai! Che non è
finita! È il mio kit per le impronte? Ho paura che sia così, mia cara. Oh, sentiamo! E che cosa ha da dire in sua difesa il mio coccoloso birichino? Oh, non ci credo! Ha fatto una puzza terribile! Oh, Cloudpop! Sembra che le bombe stiano già facendo effetto! Ponytag, stupendo! Cannone sparaglitter pronto, capitano! Wow! Perché dovrebbe servirci un cannone sparaglitter? Beh, per la festa di Sammy! Le rampe sono tutte sicure! Sento che questa festa sarà epica! In che senso, rampe? Ehi! La pista da ballo è pronta per... La festa di Sammy? No, eravamo d'accordo per una festa a tema spa! No! Tu avevi detto solo una festa fantastica! Una festa fantastica a tema artistico! Ma ho già coreografato un numero di ballo di gruppo! E ho già costruito uno skatepark! Oh no! Sammy è tornato! Ok! Nuovo piano! Facciamo tutte le nostre feste in contemporanea! Dopotutto, quattro feste sono meglio di una, giusto? Giusto! Sorpresa! Spero tu sia pronta per le feste più belle del mondo! Oh, sono così... Oh, ti ringrazio, Izzy! Ho sempre adorato i pomeriggi arte! I pomeriggi arte! Oh, Sunny! Sapete che serve alla festa? Un elemento di grande pericolo! È stato fortissimo! La bellezza non aspetta nessuno! Andiamo, Sunny! Niente male! Ah, lo sapevo! Oh, e ora relax! Dimmi, Ponytag, bellezza! Ehi! Ballo pazzo? Uniconga gaga? Ovetto, sì, dai, cuocilo così! Giralo sul lato e mettilo sul toast! Oh, sì! Angeli di vernice, grande idea! Chiamami Pony Hook! Oh, Sammy! I tuoi pori sembrano davvero tesi! Beh... Ecco la mia compagna di ballo! Sei pronta? Cosa? Dai, prendimi! È l'ora dell'arte! Vuoi davvero partire da lassù? Sei un mito, Sunny! Sono così ispirata in questo momento! Sunny, ci esercitiamo con la presa? Ho battuto il tuo tempo di 0,3 secondi, Sunny! Pieghiamo quelle ciglia! Ok, Pony, ora! Basta così! È troppo! Non ce la posso fare! Mi sono divertita un mondo con tutti voi, ma non è quello che voglio! Voglio solamente che ci divertiamo tutti insieme! Lo sai, è piuttosto difficile fare un trenino con solo due pony! E le gare sono meglio con più competizione! Magari dovremmo... combinare tutte le feste insieme per fare... una festa a pattini disco spaglitter! Adoro! Ovviamente, se piace a te, Sunny. Sì. Oh yeah.
non ama le pulizie di primavera. Oh, quelli sono i miei primi pattini. Tienili. Oh, magari riciclali. Donalo. Ezzy, che vuoi fare con queste luccicanti e rumorose gemme? Ezzy? Ci sono così! Ezzy, no! E per il mio prossimo numero lo facciamo di nuovo! Wow! Sorpresa, cara Sunny! Oh, papà! Credo tu abbia trovato la coperta di famiglia. Niente male, non è vero? In realtà, si tratta di un antico artefatto pony tramandato per 10 generazioni. Altre parti sono nascoste a Zephyrites e a Bridalwood da molti anni. Un giorno la magia farà ritorno e, Sunny, io so che sarai tu a renderlo possibile. Ma ci vorrà tutta la famiglia per recuperare le altre parti. Tutta la famiglia? Ma ora ci sono solo io. Direi che profuma di mistero. Secondo me invece profuma di avventura. Forza, andiamo, Pony. Ma che meravigliosa sorpresa. Queen Heaven, dobbiamo chiederti di... Wow. Che meraviglia! La sala del trono non è più così da secoli. Mi dici dove l'hai... La sala del trono! Ecco che cos'era! Grazie, mamma! È stato un piacere, tesoro! Almeno credo. Immagino che un pezzo sia qui dentro. Come si fa? Adesso ci penso io, Pony! Apriti, sesaponi! Dovrebbe aprirsi tra poco! Non sarà affatto contenta! Peach, serve la magia dei pony terrestri! Non dire altro, Sunny! Animaletti in posizione! Adesso, su! Peach, io... intendevo l'altra magia dei pony! Sì, credo che abbia più senso. Grazie comunque! Forse converrebbe... sì, andiamo! Il mio trono! Guardie! Tada! Ve l'avevo detto, come sulla coperta! Vediamo se ricordo come funziona. Unicadabra! Wow! È davvero bellissimo! Pronti, Pony? Quando colpisco la gemma grande, colpite tutte le altre in ordine, ok? Oh! Come Just Prince! Ah, solo più grande, più difficile! Oh, è molto più fangoso! Ce la faremo! Bene, allora! Unicazam! Complimenti! Ce l'hai fatta! Allora, avanti, fa vedere! E... voilà! Beh, non è niente male! Diventerà virale! Siamo noi! Ora forse starai pensando che la nostra famiglia è un po' troppo piccola per fare tutto. E avresti ragione. Ma famiglia è solo una parola che significa pony che si aiutano e si vogliono bene. Gli amici possono essere la nostra famiglia.
E Sunny, so che prima o poi troverai la tua famiglia. Credo di averla già trovata. C'è qualche problema per caso, cara? Arriverò in fondo alla questione. Non ora, coniglietti! Ho fame solo di una cosa: di giustizia. Ufficio dello sceriffo, parla Hitch. Hitch, tutta la frutta è scomparsa. Cosa? Un attimo, Sunny. Sono Hitch. Sono spariti tutti. Cosa è sparito? C'è qualcuno? Sono Hitch. Mi ascolti? Era appeso al muro un quadro di grande valore. Certo, un attimo solo. Pronto? Tutti gli occhiali. Pronto? Robert e gli occhiali. Una testa di arance. Hitch, disturbo? Come fa con un ladro in giro? Sembri un tantino preso. Dovresti trovare un nuovo vice sceriffo. Ho tutto sotto controllo, Zip. Comunque, io lavoro da solo. C'è un unico stiloso sceriffo in grado di occuparsi di tutto. Io! Il crimine non aspetta! Non ci sarà impunità per il ladro in città. Indagherò, lo prenderò. Hitch, alla conclusione è vicino. Stiloso con il suo musino. Tra poco il caso chiuderò, il subdolo poli stanerò. Un genio del crimine si muove qui. Ma dove? Ma che? Hitch sapeva che questo era il lavoro di un genio, ma in un modo o nell'altro ce l'avrebbe fatta. Forse. Arresterei un pony per un frullato in questo momento. Wow! Guarda, guarda! Non ricordavo di averlo preso. Strano. Delizioso, ma strano. Attento, ladro! Hitch sta arrivando! Frullati? Occhiali da sole? Il quadro rubato! Sono io il genio del crimine! Hitch, sono venuta per... Che cosa fai lì dentro, amico? È finita, Zip. Ecco, prendi le chiavi e trova un nuovo sceriffo! Qualcosa aveva fatto impazzire Hitch. Era finito sulla cattiva strada. Hitch, queste sono le tue cose preferite. A me puzza di imbroglio e... di frullato super agrume. Potresti anche avere ragione. Zip, un aiutino? Oh, così ora hai bisogno di aiuto? Sì, Zip. Forse mi serve un nuovo vice. Buona idea. Ora va, sceriffo. Mi avete fatto correre di qua e di là, ma ora vi ho preso, finalmente. Che cosa dite in vostra difesa? Cosa? Avete rubato per me? Sono lusingato, ma non potete andare in giro a rubare. Avete infranto la legge e violato anche il regolamento sanitario. Restituite tutto! Ah!
dispiace avervi trascurato. Ma avete rubato e vi tocca la giusta punizione.